Hello there. Cotoia, che stanchezza, andiamo. Continuiamo il nostro percorso su Datomir. Dici che sarà possibile ragionare con questa sorella della notte Secondo o... Ma me, sì, come secondo no? me no. Ma sì, dai, mi sembra solo fuorviata, magari Di riusciremo a solito dimostrare il contrario. le sorelle della notte sono magnanime solo con altre sorelle della notte. Però questa non è stata cresciuta totalmente dalle sorelle della notte. È bastato che arrivasse uno a dirgli che cosa pensava e lei l'ha preso come fosse Forse è stupido. l'informazione più veritiera. Il volume. È sicura che ci fosse. E si fida così tanto di questo lui. Lui. Lui! Scusate se mi sono un po' danneggiato. Allora, può non esserlo, noi lo diciamo sempre, però lui. Chi può essere lui per una sorella della notte? Un lui che conta. Non dirmelo. Non te lo dico, vediamo. Il non dirmelo era. Non voleva dire non dirmelo, non lo No, so. speriamo che. Voleva dire non dirmelo, no, non lui. Come abbiamo già detto, Mole è onnipresente, quindi chi lo sa. Non sto dicendo che sarà lui, può anche essere il signore incappucciato che ci aspetta di sopra, però. E andiamo proprio. A posto. Ah, comunque giusto per tornare a quello che avevi detto. Ora siamo sicuri che non sono le creature ad aver fatto i falò. Sì. Oh, Che hai visto? belle. No, non va bene, non mi piace. Non mi piace, non mi piace, mi uccido! Ma Aiuto! si è unito alla parete. Non vedo più niente. Vabbè, però così. Mi ferma. La stavi praticamente abbracciando. Piacevole. Viandante. Ma perché mi fa male? Someone was hunted here. Ah, sta combattendo. Un po' ce l'hanno date per queste stradine. Niente di terribile. Ah, hai visto che ha colpito il ragno? Perché Era in tornando mezzo. indietro, sì. Anche adesso. Colpite, colpite. Ecco qua. Niente. Vai un attimo. Dove? Dello schedario perché quando era colto quella memoria Sì. sembrava parlare del viandante, però poi ha iniziato a combattere, quindi non so se Ah, me lo son l'audio. perso, sì. Sì, leggilo un attimo. Con calma, eh. Tratta in quella. In quel punto di prima non c'era altro, vero? Faccio un attimo. Torniamo. Ero un po' preso dal combattimento.
questi credo che... Questo credo che sia stato ucciso dal viandante o da... Vabbè, ascolta la nota. I fratelli della notte inseguirono qualcuno nella palude, qualcuno che temevano. Qualcuno che temevano. Quindi lo temevano. E perché lo tenevano? Lo temevano. Temevano. Lo tenevano. Non riesco più a parlare adesso. Sembrava che fossero un po' accoccolati. No. Le cuffie. I fratelli della notte hanno iniziato solo di recente ad addomesticare i ragni dal dorso velenoso. Senza gli antidoti magici delle sorelle della notte, questa impresa comporta rischi mortali. Tuttavia, se un ragno catturato in giovane età cresce insieme a un fratello della notte, il loro legame diventerà profondo e duraturo. Ma che carino. Poveri. Mi dispiace. Quanto siamo sentimentali, eh. Ah. La maggior parte dei casi è solo con le creature. Sì, è vero. Più con le creature, questo. Su questo non c'è dubbio. E i droidi. Vabbè, tanto lì di là si andrebbe in quel punto. Mappa. Ok. Vediamo un po' se c'è qualcosa che ci interessa a costo 2. L'aumento della vita. Ok. Stiamo andando sul banale qua. Vabbè, dai. No. Quando esegue una schivata di precisione, Carl rallenta i nemici per breve tempo e recupera una piccola quantità di forza. Dai, facciamo questo. Facciamo qualche scelta un po' più tattica. E un po' meno ignorante. Vabbè, mica. Beh, non che sia ignorante, però, hai capito? No. Certo, con qui cosa intendi? Con qui questo posto o qui dato dire, insomma. La tua vita è data. Forse intendo solo la nome. Eccola. Molto bene. Pensavo che fosse interrotto. Stava morendo. Muore in modo aggressivo. Poverino. Mi dispiace. Come? Sta analizzando qualcosa. La tana del Nidak. Il Nidak è un temuto avversario dei fratelli della notte, anche se alcune leggende narrano che le sorelle della notte li tenessero come animali da compagnia. I Nidak sono creature solitarie che raramente si muovono in gruppo, in età adulta. Il loro unico predatore naturale è la colossale Gorgara. Oh mamma, che cos'è sta Gorgara? Adesso ce l'hanno presentata. Eravamo qui giusto per capire che c'è qualcosa di più grande. Visto.
sacrifices to set an example. Perché i fratelli della notte furono gettati in una fossa e uccisi dalle bestie al suo interno, indubbiamente per dare un esempio. Che bel popolo. Già. Devo spostare in un punto dove però puoi salire. Dove però? Puoi salire. Ma ce la fa uscire così? Anch'io lo mettevo in dubbio. Mi chiedo se... vabbè, no, non credo. Se la Gorgara possa essere... la razza del dormiente, quello che veniva. Ah. Però non credo, mi sembrava una. No, non una credo. Creatura unica. Sì, no, una creatura... non mi sembrava una creatura grande che preda altre creature. Come se fosse un animale qualsiasi, ma semplicemente grande. Sì, era una creatura legata strettamente al culto delle sorelle della notte. E che, di cui si parla nel libro L'apprendista del lato oscuro. Sappiamo che era molto grande, quindi lo immagino molto potente e parlare... Aveva un nome. Cosa? Aveva un nome. Sì, sì, il dormiente. Il dormiente. L'abbiamo detto prima. Sì. E... allora no, no. Sì, tu dici no, aveva un nome come razza. Mm. No, per questo punto dicevo Gorgara... Gorgara mi ha fatto pensare a questo solo perché dicono che è un predatore... Nidok, e quindi ho pensato quello sicuramente è bello grosso e non si fa problemi a mangiarli, però secondo me quella era una creatura unica o comunque sì, qualcosa di più mistico. Sì, schifo, cosa pingo? Vabbè. Must be where the Night Brothers live. Through there? Not unless we have no other choice. Yeah, that figures. Oh, volevo vedere per curiosità se potevamo buttare giù il ponte. Verso di noi, Dolly. Forse da qui sì. Ecco. It's the outsider. Lower the bridge. Take him out. Anche la sorella. Oh, fanno tutti i colpi potenti. Sì. Allora non va bene. Devi avvicinarsi. Qua ci copriamo. Sì, ok, allora voglio già. Per ora sarà chiusa quella porta. Attenzione però. Ti uccidi con il pass by the gate. Hanno chiuso la porta. Wow! Rimarrà il mio punto debole fino alla fine. Salta fino a... solo alla fine. Ma che bravo! Come on, BD.
te, questa cosa per te. I'd say these vines are too creepy for grease, but it's grease. Eccole qua, quello che dicevamo, mancava quella di lato lì. Anche a me piacerebbe avere un terrario così particolare. Sì. Vabbè, sono bellissime anche le nostre piante, però. Sono bellissime le nostre piante. Let's consider it open. Let's look. Frutto brula. Il frutto brulo era un reagente usato spesso nelle pozioni delle sorelle della notte. In piccole dosi il suo nettare poteva servire da antidoto per i morsi di molti dei serpenti velenosi di Datomir. A dosaggi eccessivi, tuttavia, causava i sintomi della cosiddetta follia da palude, convulsioni, visioni alterate e allucinazioni. Non abbiamo neanche incontrato un serpente. Ciao. Sì, in effetti poco fa stavo pensando che la maggior parte delle creature che si notano sono... Vabbè, è un po' ovvio, sembra... Sono quelle grandi. Vabbè, però in realtà non ce ne sono tantissime. Vabbè, piccole. Alcuni insettini li abbiamo notati prima. Sì, però per lo più... Quelle che interagiscono con te durante il gameplay. Come nemici di solito. Forse sinistro è un bel panorama quello di tutto. Cambia la prospettiva della mappa. Ah, è proprio una delle loro. Che siamo su quella montagna o è solo un'altra? Sai quella che si vede all'inizio, sì. Con tre vicino, però non credo perché... Perché non si vedono non le altre due. Altre vicine. Ma è sotto! È completamente altrove, ok, immagino che quindi da qui si esca poi. Okay. Allora bisogna andare di qua. Oh! Non mi dispiacerebbe poter rifare un attacco furtivo. Ok, allora aspetta che arrivi. Non facciamoci notare. Ok, si è bloccato sulla pietra. Mi sa che aspettiamo fino a domani. Basta. Vedi, ad avere un blaster almeno lo tiravamo un attimo. Non lo potevi tirare più. Another one of those things. Bellissimo. Vabbè, forse la palude. This was an arena once. The Knight Brothers only respect those with power. I fratelli della notte combattevano in questa arena in rovina per dimostrare la propria prestanza fisica. Vincere garantiva onore, rispetto e potere a scapito dei più deboli. Sì. Lo facevano anche su ordine delle sorelle, quando magari loro avevano bisogno di scegliere un nuovo alleato tra loro a cui dare un compito. Senza scrupoli lasciavano che si uccidessero tra loro. Sì. Li spingevano ad uccidersi tra loro. Quasi mi ero dimenticato. Delle zombie. Sì.
help you. Oh, una cassa un po' che non serve. I knew you'd jump in there. What you got there? Savana. Vediamo, giusto per qui. Molto scuro. Va bene quello che hai addosso. Sì, certo. L'unica cosa che ho pensato partendo da quello è se anche altri avessero simboli dietro che non abbiamo notato perché non abbiamo provato. Fammi provare. Tutte. Sì, quanto ci mettiamo? Niente, vabbè, questo è quello standard. Ok, vai. Ma ogni volta che cambi deve girarsi, io voglio vedere dietro. Vabbè, questo l'abbiamo già indossato. Forse basta fare così? Sì, ok. Ok. Kashyyyk libero è quello nostro. Shio. Ma Shio è quella creatura. Sì. Quindi in realtà anche questo è interessante come significato da affibbiare. A caso. Allora. Questo. Anche questo. Eh sì. Scusate un attimo. Sbagliato. Il guardiano, sì, perché lui era il guardiano. Foresta pluviale. No, semplice. L'unico è quello che avevamo scelto. Questo è così. Chiarissimo. Cioè, semplicissimo. E basta. Bravo, l'avevamo visto, sì. Ok. Va bene. Kashyyyk libero. Ok, andiamo. Sono molti punti da esplorare. Parti di una nave. The ship crashed. You were fleeing from something. Una nave precipitò qui nella paluda. Il pilota fuggiva da qualcosa. Scelse un pessimo nascondiglio. È vero che avevano detto che attaccano chiunque. Sì. Oh 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 oh. Beat it, stim here. Nuova cassa. Wanna look inside? Okay, BD. What is it? Potere e controllo. Vuole scansionare qualcosa. What'd you find? La pianta. Frattaglia scarlatta. A differenza di altri funghi datomeriani, la frattaglia scarlatta non si riproduce tramite spore. Invece le sue cellule si dividono spontaneamente. Incredibile. Formando gradualmente delle piccole sacche che scoppiano quando raggiungono la piena maturazione. Alcune varietà presentano più di un gambo. Nice job. Trovo interessanti queste aggiunte. Sì. Ne preferirei più così e meno i riassunti che sì, ma non aggiungo. Basta non leggerli i riassunti. Abilità ottenuta, forse possiamo bloccare qualcos'altro insieme. Sì. E ora fai così con la mappa.
No, vediamo, sono ancora così lontano. Check it out. There was something in there. Dare controllo secondo. Devo utilizzare qualcosa per la. Sì, cerco solo qualcos'altro. Abbiamo il tempo. Ah, giusto. Poi la stasi. Oh. Immagino che sia questa la creatura. Sì. Looks like trouble. Ma mica dovrei combatterci. Immagino proprio di sì. Oh no! Così come hanno dato un'introduzione chiaramente pacifica alla creatura di Kashyyyk, Shio. Shio. È probabile che questo l'abbiano introdotto così perché ci troveremo a dover combattere. Oppure sarà un nostro allenato. Ma c'era scritto, mi sembra solo che si mangiava. Non lo so, c'era scritto che era un predatore. Cioè, era scritto come descrizione che predava gli altri. Di cui ora non ricordo il nome. Vai nella scheda. No. Sì, invece, vai. Sono andato, non c'è qua. La Tana? La Tana del Nidok. Ok, vabbè, sono i Nidok comunque, sì. Credo. Che li predava, però... Non c'è scritto altro, non c'è scritto che è cattivo. No. C'è scritto che... Non puoi definire cattivo, ovviamente, anche se lo fosse. Mangia quel che deve mangiare. Però intanto un fratello della notte se l'è portato via, quindi... Ah, può portarne via quanto vuole. Il Piero Lichene cresce spontaneamente sul clima asciutto di Datomir. Il suo colore rosso acceso è dovuto all'assorbimento di zolfo e altre particelle nell'aria. Deve puzzare Datomir. Cosa? Deve puzzare Datomir. Sì, ma sicuramente. La varietà datomiriana è così robusta che è quasi impossibile sradicarla dalla roccia. In realtà quel verde non è magia, ma è puzza. Può essere tranquillamente. Si nascondono dietro la loro puzza le sorelle della notte. Oppure possono combaciare le due cose. La magia della puzza. Non basta. Ah. Fortuna. No, no, no. Sono letali, sono letali. Cosa? Ne capiscono di morte. Sì. No! Oh, che fortuna. Dovresti meditare non appena. Sì, non appena mi sarà possibile. Ah sì, perché se hai. Ma vedi la vita. Sì, sì, ora lo sto guardando.
There is no place for you here. The brothers will kill you if you stay. Come. I'm certain they are no match for your power. Le sorelle della notte si opposero allo straniero ed ebbe luogo un difficile negoziato. Le sorelle della notte. Ma non era una sola. Sono curioso di sapere se questo straniero è qualcuno che potremmo già conoscere. Però abbiamo già visto che comunque il gioco, pur integrandosi perfettamente per quanto riguarda i mondi, perché comunque qua hanno parlato della guerra dei cloni, cioè sono evidenti le conseguenze di quello che è stato nel passato e quindi non c'è qualcosa che va contro. Esatto, sì, sì, sì. Però nonostante questo tendono... I personaggi comunque sono nuovi. Sì, a inserire nuovi personaggi più che... Carento 2. A parte alcuni. Vabbè, a parte alcuni, però... Insomma, appunto, il fatto è che la galassia è enorme, quindi... Non si può sempre certo parlare sempre degli stessi. Troppe volte certo. Non mi ricordo. Ok. Dovresti meditare. Quello che sono venuto a fare. Bravo. Questo mi incuriosisce. Comunque vediamo cosa è l'altro. Così esauriamo quelli da un punto. Se mantieni attrazione cala attira attrazione. Ok, non direi questo, proviamo. Quindi basta mantenere quadrato o mantenere quadrato durante il cambio dell'arma? Ok, basta mantenere quadrato. Va bene. E se ho questo? Ok, una mossa diversa sempre per cambiare. Only death awaits you here. Ah, devi meditare qua. Va bene così, no? Meglio non rischiarsi. Might be dangerous. Perché? Bene. Notevole. Ma perché? Gorgara, ok. Perché mi suggerisce di cambiare bersaglio? Sono l'Ashla e il Toro. Ovviamente no, perché penso sia una creatura qualsiasi. Non ti sento abbastanza bene. Non mi senti? No, abbastanza. Dicevo. Abbassa un po' il volume, se vuoi. Ok.
già basso. Dicevano, ho detto l'Ashla e il Vogan semplicemente perché uno è scuro e l'altro è chiaro. Sì. Sì, però ovviamente questa non è il Vogan perché è semplicemente una creatura. Ma sì, solo però che... è ovvio, infatti, perché sono due. È il dualismo della forza e... ed è il dualismo della natura. Quello che intendevo dire io è che non collegherei questo al Vogan solo perché è scuro e è cattivo, e più aggressivo. Diversi. È solo una creatura. Certo, certo. Se no allora tutte le creature. Però che ovvio che l'indole. L'indole è quello che ci spinge a pensare. È sensibile alla testa, immagino di scrittura che non ho ancora avuto l'occasione. Più o meno non è giusto che venga ucciso. Secondo te? Non è giusto che venga ucciso. Beh, di questo potremmo parlarne a lungo, però. E beh, non è che è sempre cattivo. Perché anche lo zio l'ho visto, allora era terribilmente aggressivo, ma non doveva essere ucciso. Però era se ne stava nella sua tana. E lui si sta facendo la sua vita. Ezra l'avrebbe tranquillizzato. Purtroppo Ezra non è più. In questo momento Ezra è molto piccolo. Ha malapena 5-6 anni. Come Luke e lei. È nato 2-3 giorni prima di loro. Il... è molto resistente. A volte che credo che questa creatura sia in terribile svantaggio in questo posto. Eh sì, perché è un po' chiuso. Oh! Porca! Sta facendo la mossa che faceva la nonna sorella. Solo che lui ci sta riuscendo. E ci manca, è molto più grande. Lo vedo un po' male, Dani. Aia. È solo uno stimolo. Cavolo, era andato bene fino adesso. Ma è normale, adesso è più aggressivo. Devi schivare l'ondata che crea. Saltando probabilmente. La vedo dura. La vedo malissimo. Manchiamo anche i colpi poi. Va bene, dai. Abbiamo ancora la possibilità di lanciare la spada. Non è male contro un boss del genere che... Solo che ora punti non ne abbiamo. No. Vabbè. Proviamo ancora una volta, non credo che sia necessario farmare per ottenere questa abilità, insomma. Sarebbe un aiuto gradito. Mm-hmm.
vedere se potevamo fargli particolarmente. Ma era la testa, però ti ha mosso, quindi è fatto male lui. Non va bene così però. Lo capisco. E comunque mi è sembrato un danno piuttosto ingente. Vai! No! Devi iniziare a schivare le sue. Onde d'urto. Ah! Right here, BD! Sono davanti alla traiettoria. Non sono io a controllare la visuale. Non so se è un bug o. Ah, avvicinati. I think it's gone. Se n'è andato. Ah, meno male. Va bene, speriamo di non dover combattere nuovamente. Allora. Mi obbliga a essere. Ecco perché lo stava toccando. Perché? Mi sta prendendo gli strumenti per arrampicarsi. Ah, credo. Okay. Hai ragione. Non ti dico scalo. Quanto altre aperture così. Va bene però. Non mi vengono in mente tutti i punti che richiedono questo strumento. Passa. Qualcun altro non ci sarebbe passato anche solo per la informazione del corpo. Sì. Un itoriano non ci passa lì. Povero itoriano, la testa è ingombrante.
The strongest Knight Brothers face a rite of passage by venturing into the lair of this creature. Ah. Wow. Che vita del cavolo. I fratelli della notte più audaci si avventuravano nella tana di questa creatura per completare un rito di passaggio. Chiunque ne uscisse vivo veniva considerato degno. Quindi il cane è degno? Gli altri tanto morivano, quindi non veniva considerato. Degno di cosa, però? Io ho schiacciato. Mi avessero chiesto. Cadrà o non cadrà? Esatto. Tu cosa avresti detto? Cadrà. Ok. Ma prima. Fai bene, adesso. Fai bene. Per me si è caduto più volte qui che in tutti i Souls. Assolutamente. Vabbè, perché lì cadi per sbaglio, non c'è quel tipo di salto. Vabbè, io anche sono caduta in maniera imbarazzante. Un sacco di volte. Sì. Rapida, insomma. In Uncharted. No, adesso stavo pensando a Dark Souls. Ok, sì. Ok, stavo per sconfiggere il boss. Caduto. Vabbè. Però quindi cosa mi chiedono di fare? Stavo scalando normalmente. Forse hai toccato un punto dove non potevi scalare. Ok, devo evitare quello in caduta, va bene. Scusate, ogni tanto ci è normale parlare durante i lunghi caricamenti. Li tagliamo proprio perché sono abbastanza lunghi. Vi lasciamo solo se c'è qualcosa di interessante che abbiamo scelto di dire. Attenzione. Ah, di nuovo la vita. No, povero, mi sa che non. Attenzione. Ok. We're gonna die. Ah. Ha detto moriremo? Sì. Lo pensi un po', in effetti. Cosa succede se gli fa la stasi adesso? Cadono per terra? No, vanno lenti, giusto. Oh. Aiuto. Ora gli servirebbe non la so cosa, non so cosa fosse meglio. Degli inquisitori, esatto. Quando da elicottero. Ah, devi cadermi addosso. Ho schiacciato. Non so se realmente questa scena è stata fatta per rappresentare il dualismo della forza. Stiamo di nuovo volando su una creatura. Può essere. No. E dai! E adesso! Bene. Con un altro. Ok, I trust you.
Ti puoi fidare di BT, non so se ti puoi fidare di me. Ok. Di BT. Ma malissimo. No, mi dispiace. Ovviamente. Are you okay? Yeah, I'm great. Wish I could say the same for this creature though. Ho detto ma vorrei poter dire lo stesso per questa creatura. Guarda cosa c'è scritto nella banca dati. Riposa nella forza. Gorgara Falls. No, oh, scusa, se non ti avessi detto di entrare nella banca dati, vabbè, c'era le immagini. Ah, ora è diventato il viandante della strega. Oh, non so dove sia. Vabbè, dai. La super predatrice conosciuta come Gorgara, il demone alato del canyon, si serve di stratagemmi per ingannare la sua preda, che afferra con estrema ferocia e porta via con sé. Dotata di robuste ali, Gorgara vola ad altezze vertiginose e si libra nelle rupe più profonde. La sua pelle spessa e corazzata la rende resistente ad attacchi diretti, nonostante possegga alcune zone vulnerabili. Ok, messa così sembra un po' come se... No, giusto, anche gli altri... No, pensavo come se ce ne fossero di più, però anche gli altri, tipo l'Ogdo Bogdo. Ah, sì, sì, sì. Va bene. Un attimo. Tutti i posti hanno una rappresentazione come quella. Ad Axion ci mancano due scoperte e non ci ritorniamo più. Forse Axion è legato agli Axion. Magari so, loro... sembra un simbolo, non un pianeta. Comunque quello che intendevo dire è che a tutti i posti, anche se non ne hanno rappresentati nel basso rilievo, non so come lo vogliamo chiamare, che c'era su Bogano. Ma era Kashyyyk veramente? Esatto, hanno questa rappresentazione, però quello era Kashyyyk. Era non Kashyyyk, era Zeffo, infatti. Quello che avevamo visto, quindi avevano ragione. Perché è scolorito, ma si vedono gli alberi. Zeffo invece è rappresentato così, con le montagne un po' innevate. Immagino che questa fosse la rappresentazione che volevamo dare. Sembrano Vark. Oppure l'icona di Sydney. Ah, scassare. Non ricordo come si chiama. Che buffa questa cosa. Non ricordo come si chiama questi. L'icona di Sydney. Però probabilmente se fosse stato nel mondo di Star Wars avrei saputo come dirtelo. Sì, è vero. Spingere solo i colpi di quelli che mi stanno tirando con l'arco, che però non sono molto interessati in realtà. You don't
stato insultando. Come senso? Non ho capito. Ti stanno insultando. Was that a hit? Non l'ho colpito. Capisco. Fermali qua stasi però. No, si voglio vedere se ci resta. Ok, ci resta. Aspetta, aspetta. Oh no, avevi ragione, tu tornano su. Eh sì, perché quella di prima è ritornata su. Che bello. Prima non mi considerava. Per un attimo. Per un attimo che ho visto. Ho pensato di fare la solita caduta. Vabbè. Magari c'è qualcosa. You have seen your fate. I'll destroy you. Dai. You will kneel in death. Ora tipo uno spin. BD, got something to help me? Niente. Si è messo fuori al posto giusto. C'è niente. Into their village. I doubt they expected us to come back. Still, there's got to be a stealthier way in. Idea this was here when I pulled the bridge down. I just wanted to see what would happen. Like you and the cutter on the sheep. We have sacrificed too many. He's too dangerous. We should kill him. No, we take him to Brother Viscus. I fratelli della notte incontrarono una persona pericolosa, uno straniero. Chiunque gli fossi lo condussero dal loro leader. Viscus. Wanna check it out? Comunque non hanno tradotto una piccola parte. Che hanno sacrificato troppo. Vagabondo. Non è malissimo. Rimetteremo quello, però. Guardiamo indietro. Okay. Ma siamo sicuri che il viandante non sia Cordoglio? Che? Il viandante non sia Cordoglio. Lo straniero non sia Cordoglio. No, no, no. Troppo più giovane e poi non sono sicuro che Cordova sia vivo. Sembrerebbe troppo strano. Yep, there you go. There was something in there. Puoi passare da quella fessura? Come? Puoi passare da quella fessura? In tutte le storie che stiamo ascoltando parlano di uno straniero e quello straniero è il viandante, quindi quello straniero non può essere sì, aspetta, c'è un... Se lo straniero è il viandante. Sì, ma sì che sarà il viandante. Comunque, non è che si capisca molto. Ma sì, sono... Una grande creatura e... Loro?
Sì, cioè, nel senso, ha un suo senso, però non credo lo stesso. Perché effettivamente poi lui aveva detto qualcosa come... Non devo più andare, soldato. Soldato, merci. Poi aveva... No, dico anche aveva detto qualcosa sullo scuro. Cioè, che come se potesse evitare... Fosse meglio per lui evitare l'oscurità di Datomir. Però... non credo. C'ero già sopra, tu direi. Questo completiamo le abilità che valgono un punto. Okay. Se mantiene attrazione, cala tira e trattiene gran parte dei nemici. I nemici di grandi dimensioni possono essere attirati verso. Ok. E per questa. Per questo episodio mi fermerei qui. No, che suspense. Va bene, allora alla prossima. Alla prossima. Che la forza sia con tutti noi. La forza sia con tutti noi sempre.